Questa è la mia prima volta in Val di Susa, perciò vorrei iniziare prima di tutto ringraziandovi e ringraziando il movimento che ha organizzato questa serata e che ci ha invitato. Vorrei anche ringraziarvi per avere in qualche modo condiviso con noi la bellezza di questa valle. Heidi già la conosceva, ma credo che sia per me che per Paola è la prima volta e facendo questa serata con voi ci avete permesso, anche se solo per questo breve periodo, di essere partecipi con voi nella vostra lotta. Tutto il pomeriggio gente mi ha fermato e mi ha detto che hanno partecipato al movimento che mi ha riportato in Italia e hanno insomma firmato, alcuni manifestato, inviato cartoline, letto articoli. Allora vi vorrei ringraziare collettivamente per questa solidarietà ed esprimere la mia per voi. Chiaramente voi siete un punto alto della lotta e della resistenza in Italia e il risultato di quello che state facendo qui avrà implicazioni molto più importanti e più profonde di solo se si riuscirà a salvare la valle o no. E in questo senso penso la lotta che si svolge qui è simile ad alcune delle lotte che sono descritte nel libro, perché Heidi ha detto sì, il libro parla di persone anche che non sono menzionate, ma il libro parla anche di popoli e di gente che lottano, che resistano e che ancora non hanno ottenuto la loro liberazione, e questo è importante. Senza ripetere quello che dice Paola nella sua presentazione o quello che ha detto Heidi, ci sono due aspetti fondamentali di queste donne che vorrei sottolineare. Prima di tutto vorrei dire che questi due aspetti collegano queste donne che non si sono mai conosciute, che hanno avuto un percorso molto differente e sono vissute anche in un mezzo secolo senza, alcune sì, nello stesso periodo, ma altre no. E la cosa principale che veramente mi ha molto colpito di tutte e sei è che sono donne che hanno rifiutato di rispettare i confini. Confini che penso anche per voi sono una cosa importantissima, perché ho ascoltato oggi pomeriggio come spesso andate in Francia, vi riunite anche o manifestate con i movimenti in Francia. Queste donne sono donne che hanno, varcato confini nazionali, ma confini anche di classe e di genere. Sono donne che hanno lasciato il loro paese per lottare altrove. E questo, secondo me, questa non accettazione di confini, non accettazione, se vogliamo mettere, di limitazione, è una cosa molto importante che possiamo assumere anche oggi, che non dobbiamo nella nostra lotta essere limitato da quello che la società o il potere cerca di imporci. Credo che per esempio sulla questione della militarizzazione di questa valle, questo è un confine molto pesante che si sta imponendo su questa lotta e chiaramente c'è anche la risposta, perché da quello che ho sentito tutto oggi, questa cosa c'è resistenza ogni giorno. Vorrei dire che queste donne hanno lasciato il loro paese e lo hanno fatto in particolare le prime tre la cui storia è stata raccontata, Tamara, Elena e Monica, in un periodo in cui tutto il mondo era in rivolta e forse lasciare il paese in quel periodo era più facile. Ma oltre a tutto il mondo essere in rivolta, la nozione che la lotta era una in quel periodo era molto profonda e accettata da tutti. Perciò lasciare il paese e lottare in Grecia, in Turchia, in Bolivia, in Cuba, in
qualsiasi, Argentina anche, non è che uno andava in un altro posto a lottare, chiaramente poi anche la Palestina quando si parla di Rachel, ma era proprio l'idea che la lotta si poteva portare avanti ed era contributiva ad un cambiamento fondamentale che tutti vedevano e tutti volevano. Forse questa nozione della lotta essere una è meno radicata oggi di quei tempi, non lo so. Però una cosa che mi dà molto ottimismo e molta speranza è la questione delle piazze di oggi. Che quando la gente si dà appuntamento a Piazza Taksim o anche alla piazza di Bussolengo o la piazza di Bussolengo, scusatemi. Ecco, tutta la mia ignoranza del luogo esce fuori. Comunque a Piazza Sintagma in Atene o anche a Piazza Tahir in Egitto oppure nelle piazze del Brasile, questi sono segnali importanti che dovrebbero darci forza e dovrebbero alimentare la nostra volontà di lottare e di resistere. E secondo me in questo senso anche ricatturare l'idea e la nozione che la lotta è una e promuovere questa identificazione dalla nostra piazza alle loro piazze è importante e in qualche modo queste donne ci possono dare un'indicazione. L'altro aspetto che volevo sottolineare è l'aspetto che erano donne. E questo non era una questione scontata, anzi una questione proprio da sottolineare. Chiaramente nessuna di loro probabilmente si considerava una femminista o si identificava in quel modo, ma secondo me accettando e rompendo anche i confini imposti dal genere, dalle società in cui vivevano, anche dalle società in cui sono andate, hanno contribuito in tutti i sensi ad allargare la definizione di che cos'è una donna e in che modo una donna può contribuire e lottare. Heidi l'ha fatto anche stasera, sottolinea ogni volta che prende letteralmente il loro esempio. Oggi sarebbe, io uso la parola sciocco, e ha ragione, però quello che possiamo fare nostro e prendere da queste donne è la loro capacità di rifiutare ogni limite e di essere guidati noi stessi da una dedizione simile a quella che hanno mostrato loro. Queste sono, penso, due lezioni che si possono prendere da queste donne che rafforzerebbero la nostra volontà di resistere e di lottare. Un ultimo grazie a Heidi e Paola, perché hanno avuto la testardaggine di scrivere questo libro e di permettere a tutti noi di conoscere queste donne. Sappiamo che la storia, almeno quella ufficiale, è scritta sempre dai vincitori e questo libro è un lavoro di recupero, di archeologia e di grande emozione che permette a tutti noi di conoscere 6 donne che la storia ufficiale ha tentato di cancellare. Grazie.